Allora, il problema però dal punto di vista dei costi è che l'autostrada non è il doppio di una strada statale, ma è molto più grande. Quanto più grande? Beh, allora, la strada statale che passa qui sotto è larga 7 metri. Poco più su ci sono tratti da 8 metri. In pochissimi punti tutta vallata è larga 9 metri e ha due corsie. L'autostrada di corsie ne ha 6, 3 da una parte, 3 da quell'altra. E tutte piuttosto larghe, molto più larghe di queste. Tant'è vero che una carreggiata è larga 13 metri e mezzo, compresa la banchina. Quindi due carreggiate sono 27 metri. Però non posso farle attaccate, perché se un tir si rovescia va a finire sull'altra corsia e ci si ammazza tutti. E quindi in mezzo devo lasciare un altro spazio. E da 27 passiamo a 37. Se poi siamo in una zona come questa dove c'è qualche collina o dobbiamo stare un po' sotto o un po' sopra, aggiungiamo le scarpate e arriviamo a 50. Quindi una strada statale è larga 7-8 metri, un'altra strada è larga 50 metri. E quindi, essendo così larga, occupa un'infinità di spazio. I dati del progetto autostradale, che è quasi tutto in galleria, bisogna ammettere che i tre quarti sono in galleria, espropriano 1 milione di metri quadri in provincia di Vicenza. Non sono proprio bruscolini. Però porta al progresso. Vediamo dopo se porta al progresso. Il problema è nella parte stretta della valle, ovvero Piedemonte, i nostri vicini poco più in su. A Piedemonte l'autostrada va a espropriare, occupare con cantieri, oppure a vincolare con fasce di rispetto, perché la strada statale ha una fascia di rispetto di 30 metri, l'autostrada ce l'ha di 60, parte per parte. Quindi 60 più 60, mentre l'altra ne ha 30 più 30. A Piedemonte, facendo i conti, il 28% della superficie di fondovalle viene portato via, un po' più di un quarto, un po' meno di un terzo. Su tutto il resto c'è già tutto, perché ci sono tre capannoni, c'è l'astico, c'è la strada statale, c'è il municipio, c'è la palestra, c'è la casa di riposo, quattro case, e gli altri, l'altro 28% sparisce con l'autostrada. E quindi torneranno sui monti da qualche parte, oppure, siccome andare sui monti è difficile, più facile se vada via, prende la valigia e se ne vanno. Però uno di Assiero, dico quello, potrebbe dire, Piedemonte sono quattro gatti, mai più possono fermare un'opera così importante. Però l'autostrada passa anche per quello. E quanto spazio porta via? Qui bisogna fare il conto non più in chilometri quadrati, però in campi vicentini, perché buona parte è terreno agricolo. Sono 307 campi vicentini. Sono tanti o pochi? 7 aziende agricole. 6 aziende agricole, 5 aziende agricole, nessuno riesce a fare i conti bene su queste cose qua. Su quante? Su 20? Insomma, mangiar via in un attimo un terzo di tutte le aziende agricole di quella della parte bassa della valle è un costo o no? Ma loro pagano, certo, 8 euro all'ora al metro quadro, 12 euro perché poi ci sarà il ricordo, poi siccome i soldi ce li hanno, pagheranno anche 18, allora sono sparite un terzo delle aziende agricole. È un costo? Sì. È un costo perché il terreno non ce n'è più. Chi lo dice? Io no, perché non so fare i conti, però il piano territoriale regionale di coordinamento lo dice, che è il piano della regione in cui la regione quantifica che dagli anni 90 il terreno diventa sempre più raro. Se ne sono accorti tutti, anche Confartigianato, Confcommercio, Confindustria, Confcooperative, e dicono che non bisogna più sprecare il territorio. L'autostrada ha questo costo, che spreca un fracco di territorio.